Oggi ricorre l'80° anno della sua nascita al cielo e quest'anno anche i suoi 10 anni, il suo mese natalis, no? Della sua nascita al cielo. Quindi oggi, con oggi iniziamo questo ricordare Don Luigi pubblicamente, non soltanto così in forma privata. E quindi già do appuntamento il prossimo giorno che dedicheremo a Don Luigi sarà il 18 luglio, che è la sua ordinazione sacerdotale, perché per Don Luigi era quella la sua giornata, il 18 luglio. Poi il 25 luglio, con la sua prima messa qui in chiesa, e poi il 31 luglio con i suoi 10 anni. Ecco, fratelli e sorelle, per me è un'emozione sempre forte. Per chi mi frequenta di più sa bene quanto ero legato a Don Luigi e quanto ancora di più oggi sono legato a lui. Anche perché portare sulle spalle una comunità cristiana così grande, ma anche così faticosa, ma anche così bella, ti porta a comprendere sempre di più la vita di chi è stato prima di te. Abbiamo voluto scrivere così, proprio nella persona del professore Trinchillo, qualche riga proprio su Don Luigi, e dopo lascerò così come ricordo, ma soltanto come simbolo, come segno a Lidia, se me lo affido a te, ma faremo altre copie. Questa sera è il primo, l'abbiamo preso proprio il primo, così uno scritto proprio sulla storia di Don Luigi, e c'è un passaggio che non conoscevo, dove praticamente Don Luigi si confida col professore Trinchillo parlando anche del suo successore, che sarei io. Io sono parroco qui perché Don Luigi mi ha scelto, l'ho sempre detto dal primo giorno, e se voi sapete non ero ancora, tra virgolette, nei canoni per poter diventare parroco qui. Ero appena prete da 3 anni. Don Luigi, nella visita con il cardinale Sepe, con grande fatica provò a dirgli non trovare altri, il parroco qui giace, e fece segno.